Il caldo estivo ormai è alle spalle, ora è tempo di soghi, funghi e di castagne, di scaldarsi un po' con stivali, maglioni e caprispalle. È il momento di addentrarsi nei boschi e di calpestare le foglie marroni, rosse e gialle. Eccoci qui dunque, ancora insieme, a scoprire le tante meraviglie del territorio emiliano-romagnolo, un tempo occupato dal mare e dalle sue conchiglie. Ciao amici! Non so voi, però a me l'autunno con i suoi colori, ma soprattutto con la sua nebbiolina, foschia, atmosfera di mistero, un po' fantasy anche, mi fa venire una gran voglia di fare un tuffo nella storia, nel passato e ad andare a visitare borghi medievali e castelli. E un giorno mi sono chiesta, dato che l'Emilia-Romagna è comunque nota per il suo ricco patrimonio artistico-culturale, oltre che per quello naturale, e dato che recentemente è nato il circuito dei castelli dell'Emilia-Romagna, perché non andare a proporre delle uscite giornaliere a tema geologico e culturale? Eccomi quindi qui ad iniziare un nuovo viaggio dove, come sapete, la geologia non può mancare. Let's go! Ci troviamo a Vigoleno, nel comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Oltre a far parte dell'associazione dei Castelli del Ducato, di cui metto il link in descrizione per chi volesse approfondire la cosa, è anche uno dei borghi più belli d'Italia ed è stato insignito della bandiera arancione dal Touring Club Italiano, come c'è scritto appunto nel cartello che dà accesso al borgo. Eretto sul crinale che separa la valle del torrente Ongina e la Val Sirone, il castello di Vigoleno, come lo vediamo oggi, fu costruito dopo la metà del XIV secolo ad opera della famiglia Scotti, a cui è strettamente legata la storia di Vigoleno. Pensate, abitò il castello dalla fine del 300 all'inizio del 900, un caso assai raro nella storia italiana. Tuttavia, si tratta dell'ultima di una serie di ricostruzioni di un più antico fortilizio, risalente probabilmente al X secolo, ma documentato per la prima volta nel XII secolo. È soggetto agli svariati attacchi tra Guelfi e Ghibellini. Ci siamo spostati a 15 minuti di macchina da Vigoleno e adesso stiamo per scoprire un altro dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, il castello di Scipione.
siamo di fronte al castello più antico del Parmense, costruito prima del 1025 da un personaggio molto famoso, citato sia nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, oppure nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Parliamo di Adalberto Pallavicino, i cui discendenti diretti continuano tuttora ad abitare l'edificio. Il castello di Scipione è conosciuto anche come il castello del sale. Questo perché la caratteristica principale della costruzione è la sua posizione strategica nel territorio parmense delle saline e delle acque salse in particolare. Le acque salse le abbiamo già viste nel Modenese, alla riserva naturale delle salse di Nirano. Queste acque salate miste a idrocarburi sono acque marine fossili, un ricordo concreto dell'antico mare che circa 5 milioni di anni fa occupava la pianura padana. Ma perché il castello di Scipione è conosciuto come il castello del sale? Tali acque contengono diversi sali minerali come bromo, iodio e zolfo, ma la loro caratteristica peculiare è l'alto contenuto in cloruro di sodio, ovvero il normale sale da cucina. E così, sin dai tempi dei Celti e dei Romani, queste acque venivano sfruttate per l'estrazione del sale che veniva essenzialmente utilizzato nella conservazione degli alimenti. E Salso Maggiore è nota per la sua stazione termale. E indovinate dove derivano le acque? Esatto, la zona di Salso Maggiore è ricca di giacimenti di acqua salsa, la quale venne usata a scopo terapeutico solo recentemente, dai primi anni dell'Ottocento. Fino a quel momento invece era sfruttata per estrarre il sale ed è proprio grazie a tali giacimenti che il Parmense diventò autonomo dalle saline costiere e vide fiorire la sua economia alimentare. Di conseguenza i pozzi estrattivi erano i bersagli di numerose contese e conflitti e così vennero eretti diversi castelli a difesa del prezioso oro bianco, tra cui proprio il castello di Scipione, il quale fu tra i primi della regione ad essere dichiarato monumento nazionale nel 1922. Ed è proprio da qui che prese origine la ricchezza dei marchesi Pallavicino, diventando i maggiori produttori di sale ed egemoni su una vastissima zona.